aiutando le mamme e le donne nel lavoro e nella maternità, a conciliare il lavoro con la maternità, tanto tante donne sono riuscite ad avere anche molte promozioni. Pensate che circa un 45% sono state promosse al loro rientro al lavoro. Alcune sono diventate manager, altre sono diventate dei quadri. Questo a significare che la questione della famiglia, la questione dei bimbi, è una questione importante per le aziende, per la produttività, per la ripresa anche economica di un paese. Il calo demografico portava a un aumento del debito pubblico. E il compito di tutti noi, in primis ovviamente il mio, lo faccio, vi assicuro, tutte le volte che posso con gli altri ministri, ma il compito di tutti noi è quello di far capire che la maternità e i bimbi non sono un peso, ma sono l'investimento principale per il futuro, perché è un investimento per il futuro del paese. E la cosa che mi piaceva sottolineare era il fatto che con più bimbi ci sono, migliore è anche l'animo delle persone, perché un paese dove non ci sono bambini, un'azienda dove non ci sono bambini, famiglie dove non ci sono bambini, purtroppo ti porta con l'invecchiamento a non vedere il futuro. I bambini invece ti portano al futuro. Ci sono ovviamente anche delle difficoltà enormi ad avere tanti figli e a riuscire a mantenerli, eccetera. Purtroppo in Italia ce ne sono più che in altri paesi, perché la politica non è ancora adeguata rispetto ad altri paesi che invece stanno percorrendo una strada di questo tipo, ma la speranza per il futuro e la propensione al futuro che ti dà il fatto di avere una società giovane è decisamente diversa rispetto a una società che purtroppo invecchia senza figli. Ne va non solo, diciamo, di quella che è l'Italia, ma soprattutto ne va del futuro di tutti noi.